mentre c'è la Roma che avanza sulla sinistra, c'è il pallone lanciato per Balbo che è stato in forza fino all'ultimo, ma vedete che... E forse era meglio... Allora, il campo è in ottime condizioni. Sì, c'è giusto un pelino d'acqua. Eccolo qua, Balbo, ma cos'è? Cioè, deve giocare con l'impermeabile. De Napoli manca anche, che fa, no, Capello non lo fa, non lo fa giocare neanche sotto tortura. Comunque, No, appunto, non e Nava, è neanche il pane. Nava è infortunato da sei mesi. Nava, dopo che ha segnato. Ha fatto gol all'andata contro la Roma. Dopo quella partita non ha più giocato. È gol! No, cosa ha sbagliato? No, a porta vuota. Balbo, chi era? A porta vuota. Non lo sapremo mai. Chi è? Quest'uomo chi è Festa. Festa. Quest'uomo detto Festa dagli amici, poteva fare cosa si è mangiato. Il classico gol da derby. Vogliamo rivederlo, ecco, perché non fanno, usano sempre queste inquadrature che magari... Pazzesco cosa si è mangiato, Qua è stato bravino Roschi, ha respinta malissimo. Da un centimetro Festa ha sbagliato il più clamoroso dei gol al terzo minuto. Ci prova Desailly a questo punto da fuori area, ma non trova. Si incanutisce, avete visto. Dato di punizione per il Milan, non pensava che Rossi... Ecco il campo così, dai. Beh, ma Rossi è perché si è messo lì a cincischiare per tirarla via di prima. Ecco, avete letto Rossi 1,94, perché questo è quello che dichiara, ma la realtà abbiamo scoperto è diversa. Lui è alto 1,97, però se ne vergogna e dichiara di essere 1,94. Se rivediamo intanto il fallo che ha subito. Cosa che di solito gli uomini fanno al contrario per altre parti del corpo, invece lui... Così si vergogna della sua altezza. Perde palla Albertini, intanto la recupera Hessler, poi ancora Albertini. Anzi, magari compensa con i tre che ha tirato via e li aggiunge da un'altra parte. Bertassotti sulla destra. Albertini, il cui hobby è quello di usare la balestra, si diverte molto. Chi questo? Insieme ai compagni di Simone. Se ne vanta. Albertini. Albertini tira la balestra. Tira con la balestra. Quale balestra? Savitz. Attenzione. Caraventa, gol! 1-0 per il Milan, di solito Massaro, come sempre. Incredibile, beh, è stato bravo anche Savicevic da quella posizione. Lorieri non si è neanche mosso. Non molto bravo Lorieri, che né sul tiro del Montenegrino né su quello del Brianzolo è riuscito a fare granché. Ha fatto un pisolo, diciamolo. Calcio di punizione, già battuto. Entra in area Ranio, traversone, non è male per... Cosa fa? Ha cercato l'autogol. Massaro anticipato da Cappioli. Che ha visto l'angolo e... Somiglia a Renato Zero da questa inquadratura. È uguale, Un po' sì. Infatti ha chiuso il triangolo, non a caso. Vediamo se riusciamo a vedere il diamante incastrato in un dente da queste inquadrature così ravvicinate. Non si nota. Direi di no. Ma lui si nota la canottiera. Si è fatto incastonare in un dente un diamante, perché questo è... Però lo tiene nel box anche perché lui. Perché fa fico? Secondo i montenegrini il diamante è un simbolo di comando e lui allora voleva... Così come Deliva adesso si è fatto incastonare un dente d'oro con le sue iniziali. Giusto? Davvero? Sì, giusto. Beh, iniziali del dente? Iniziali... PM premolare? Nella zona di Aranio, che potrebbe servire Savitz. Ecco Savitz, se bravo. Ne va. Bravo! Sì, ma il destro non ce l'ha, come vedete. Prende la traversa. Però anche poi voleva crossare. No, c'è stata deviazione del difensore. Ancora una volta. Infatti vedi che chiede la palla Albertini. Vediamo. La colpa poi è di Desailly. È arrivato come un solo uomo. Cioè Desailly ha preso il ginocchio Scartini che ha preso il ginocchio di Costa Corta. E lui niente. Desailly entra. Ma cos'è? Forfora quella che c'ha? O è fango? No, quella sulla giacchetta. Forfora copiosa caduta durante e l'intervallo. Poi perché le chiamano giacchette? Perché non è una giacchetta, è una maglietta, come quelle che hanno i cacciatori. No, però non compare il caratteristico primo piano con... Totti! Il cartellino disegnato. Lino, Totti! Sventura di Totti! Colla solo e picchia anche il nasone, poverino. Povero Totti! Non sono cose belle. Ed è caduto, credo, anche Ranio. Mentre Costa Corta, vabbè... Ha perso la faccia o perlomeno il naso in questa occasione. Il povero Francesco Totti, 18 anni, al suo esordio in Serie A. Cioè, ti sta venendo il raffreddore, perché tutti quando gli viene il raffreddore... Ma è curioso. Si parla come... Perché fa capolino. Ho detto una frase cambiando 6 volte il soggetto. Fa Lino Capolino questo raffreddore. E intanto ha pestato una cacca, eh? Cosa c'è? Con la mano però. Beh, porta fortuna. Sì. Ecco, lui rimarrà in questa posizione al palo, sì, per sentire se erano gli indiani. Che è successo? Cos'è sta roba? Qualcuno ci spiegherà un giorno quello che è accaduto, visto che la regia non ha inquadrato nulla. Albertini terrorizzato, calcio d'angolo, ha deviata qualcuno. Ha tentato il tiro a sorpresa il mio Albertini, e però che non era una cattiva idea, perché se non c'era Bonaccini era gol. Anche perché Lorieri stava appisolandosi contro un palo. Stava sentendo se arrivavano gli indiani. Esce sicuro Maldini, gol! Maldini, e sei mio e me lo metti dentro. E allora saluto Gino da casa.
ha deviato anche Bonaccina sulla linea, però non credo. Ha deviato sta cippa perché entrava lo stesso. Torrieri veramente non voglio neanche parlare. E Paolino, primo gol quest'anno. Invece Massaro, stavamo dicendo, fu allontanato e ceduto per un perché anno. Perché litigò si con Sacchi. Allora, ma sì, ma tu sai perché? Bisticciossi, perché? Perché lo chiamava pelato del mio Cipirimerlo, no? Perché Sacchi in quel periodo faceva fare delle sedute di rilassamento alla squadra e durante una di queste Massaro con una scaccia... Fece una puzza, eh? Con una scacciacani si mise a sparare al di fuori della veramente? Della stanza, sì. Chi ti disse ciò? Ciao!